Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi ragazzi, video tutorial di come si guida un Vespa a marce. Partiamo quindi subito e vi faccio vedere un po', prima di partire, cosa diciamo bisogna controllare. Allora ragazzi, questo è il nostro Vespa che andremo a farvi vedere oggi. Allora, innanzitutto qua c'è il comando per diciamo la benzina. Vedete qua c'è una lettera C, si mette a fuoco, vabbè, e di là c'è una lettera R. Una R, vedete di qua c'è una R, se non si vede bene, vabbè. Comunque quando inizia a perdere un po' la portata della benzina, della miscela, noi andremo a girare il nostro selettore diciamo sulla R, che significa che la Vespa è in riserva. Sopra abbiamo l'aria, così è chiusa e così è aperta. Solitamente per accenderlo useremo l'aria aperta. In più qua c'è la leva della frizione, il cambio tutto insieme. Di qua abbiamo freno e acceleratore come una moto normale, freno anteriore e acceleratore, e qua c'è il freno posteriore, che diciamo è un po' la leva del freno normale. In più questa è la diciamo la leva per andare a accendere il Vespa. Quindi adesso ragazzi andiamo a vedere come si accende il Vespa. Innanzitutto si mette il cambio in folle, ragazzi, vi spiegherò mentre andiamo dov'è la folle. Si gira. Prima di girare la chiave io di solito do 3 mandate di leva senza accenderlo. Aria tirata, quindi 1, 2, 3. Andremo adesso a girare la chiave al primo colpo. Adesso saltiamo su. Ok ragazzi, quindi abbiamo acceso il Vespa e prima cosa che bisogna fare è, una volta che il motore è caldo, andiamo a stirare, diciamo a chiudere l'aria. Quindi adesso si può partire. Qua abbiamo il cambio, questo qua sulla vostra sinistra, anche sulla mia sinistra, diciamo, questo è il cambio e questa è la leva della frizione. Funziona un po' come il cambio della moto, ovvero la prima in su e tutto il resto sta in giù, e la folle è in mezzo tra la prima e la seconda. Quindi per mettere in prima andremo a tirare la frizione e a tirare in pratica in su il selettore, e qua si potrà partire. Andiamo a mollare piano piano la frizione e si parte. Siamo partiti, siamo ancora in prima. Adesso andremo a mettere la seconda, ovvero qua c'è la folle e qua c'è la seconda. Molliamo la frizione e andiamo. Ok, per la terza marcia molto più semplice, non dobbiamo passare dalla folle, quindi andiamo, schiacciamo la frizione e mettiamo in terza, e siamo in terza. Adesso ci dobbiamo fermare, che c'è lo stop,
Quindi andiamo, ributtiamo la prima, passando dalla seconda e dalla folle, ritorniamo in prima e ripartiamo. Prima, seconda, terza. Poi qua abbiamo il comando delle frecce, poi magari ogni Vespa, però di solito è sempre qua. Qua ci sono le luci. Anche di qua c'è la luce abbagliante e questo è clacson. Il clacson. Ok, vedete, quindi per mettere la marcia andremo diciamo in giù e per scalare andremo in su. Il funzionamento è un po' come il cambio della moto, abbiamo solo quattro marce, quindi terza e quarta. E abbiamo i freni, uno adesso che sono tutte e due si trovano a destra, tutti e due i freni, freno anteriore e freno posteriore col piede. Quindi diciamo che rispetto alla moto abbiamo una gamba libera perché il cambio. Il cambio non si comanda col piede, ma si comanda direttamente con la mano che comanda la frizione. E poi è come guidare una moto, ovvero prima in su e tutto il resto in giù. Anzi, al contrario della moto, perché la moto è la prima in giù e tutto il resto in su. Quindi qua la prima è in su e tutto il resto è in giù. Però il concetto, diciamo, è quello.